Un weekend, quello di Ferragosto, che doveva essere una boccata d'ossigeno per i commercianti vessati in questo periodo e che invece si è rivelata una vera e propria tragedia a causa del blackout. Esatto, un weekend al buio, praticamente dalle 9:30 di sera fino all'1:38 o fino all'1:40 circa siamo stati senza luce, cioè una cosa mai vista. E noi non sapevamo dove metterci le mani, siamo andati nel pallone, la gente che si alzava se ne andava e non sono venuti, hanno prenotato e sono andati via, Roberta al buio non possiamo stare e ci hanno bloccato tutto il lavoro e tutta la serata che sarebbe la più forte dell'anno. Ecco, danni stimati? Danni stimati, ancora non ho fatto i conti perché siamo stanchi morti, ma la metà dell'anno scorso. Ecco, una situazione ovviamente che ha colpito un po' tutti i commercianti della zona. Sì, sicuramente. Io, parlando dei danni, posso dire rispetto ai ristoratori ho avuto un minimo danno, perché pure la pasticceria quest'anno ha lavorato abbastanza bene e aspettavamo il 14-15 agosto. Però sinceramente quello che ci ha colpito a noi, che ci ha fatto rimanere male a noi, a livello comunale non si è presentato nessuno e non si è fatto vedere nessuno pure una parola di sollievo, e questa è una cosa che sinceramente ce l'abbiamo qua nel cuore. Ci è dispiaciuto tanto che il comune non è stato presente. Purtroppo, che dobbiamo fare? Chi paga? Siamo sempre noi commercianti. Ecco, perché poi oltre ai danni, al blackout, al buio, si è andato a sommare anche un altro problema, quello del generatore di emergenza posizionato in strada, e quindi che ha causato anche un ulteriore disagio. Come no? Sono tre giorni, il disagio l'ha causato per tre giorni di seguito, tra odore, puzza del gasolio, rumore assordante, la gente praticamente, i clienti hanno prenotato e poi sono andati. A parte il 14 agosto, che non posso quantificare i danni perché c'avevo 200 persone, cioè la gente se n'è andata, non ho potuto dare quello che si dà il 14 agosto perché antipasto primo e secondo, cioè abbiamo dato una cosetta così. Se ne è andato più da metà della gente, cioè quantificate voi i danni, non lo so. Se adesso può succedere una cosa del genere, poi non si è visto nessuno, non mi è fregato niente a nessuno, cioè che dobbiamo fare? Oggi sono stato chiuso a pranzo perché la corrente dice che se ne andava, poi veniva, poi così, poi così. Il discorso è questo, cioè io penso che l'amministrazione dell'assessorato del commercio dovrebbe far carico da portavoce a noi commercianti qua giù e risolve questa cosa, se si può pigliare un minimo di danno, cioè di quello. Consigliere Ardita è qui per dare solidarietà ai commercianti che hanno subito un vero e proprio schiaffo per una delle serate più importanti dell'anno. Sono venuto perché è un dovere. Io sono cresciuto a Vietro degli Abruzzi da quando avevo 4 anni e conosco benissimo queste attività da quando ero bambino. Diciamo che questo blackout che c'è stato dal 14 sera ha creato dei danni economici dalla cena del Ferragosto al pranzo del Ferragosto alla cena del 15, cioè danni enormi che qualcuno dovrà per forza risarcire. Non è che chi è responsabile di questo? Ristorante Pizzeria Landi ha perso 5-6 mila euro, qui la braceria Steakhouse del signor Giuseppe altrettanto ha dovuto disdire 30-40 coperti, qui la pasticceria c'ha tutto il frigo che è vuoto, a partire giù anche la sera del 14 il ristorante Allegretti la stessa cosa, ha dovuto chiudere, oggi ha chiuso la posta qui in via Regina Margherita, disservizi su disservizi e perdite economiche che hanno portato veramente dei danni qui ai commercianti, e in qualche modo qualcuno dovrà risarcire questa situazione, perché sono questi giorni che potevano far respirare dal Covid tutti i problemi economici che hanno questa attività. In questi giorni loro contavano per recuperare delle economie importanti. Io farò presente all'assessorato al commercio di queste problematiche, mi farò promotore di questo e garantisco da adesso che sarò vicino a loro anche in un supporto per un ricorso con Federconsumatori nei confronti dell'Enel, ma queste attività commerciali non vanno abbandonate e devono essere aiutate
per recuperare quelle economie che gli spettavano. Assessore, diverse attività commerciali proprio la sera di Ferragosto e nei giorni a venire hanno subito un vero e proprio danno economico, un dramma a causa del blackout che si è verificato in una parte della città. Sì, buongiorno. Purtroppo è vero, è stato un vero e proprio dramma perché alcune attività commerciali, sono circa poco meno di una ventina quelle colpite, sono state interessate dal blackout che è partito all'incirca dalle 9:30 del 14 agosto, della notte del 14 agosto, e si è protratto fino all'una. Peraltro ho visitato personalmente le attività colpite, quasi tutte, e alcune a seguito poi del generatore installato per ovviare al problema hanno purtroppo registrato un disservizio che si è protratto per più giornate, soprattutto le attività limitrofe al generatore installato. Purtroppo vedete questo disservizio enorme che va a colpire il turismo, le nostre attività commerciali che sicuramente speravano, fanno degli investimenti e sperano che in una serata del genere, che la serata clou dell'estate, riescano a massimizzare i ricavi per recuperare l'irrecuperabile, perché poi le nostre attività commerciali stanno facendo fronte a tutto ciò che il Covid si è portato dietro di sé. Quindi a livello umano esprimo solidarietà alle stesse a nome dell'amministrazione comunale tutta, ma poi confermo l'impegno a sostenere queste attività che hanno subito questo danno enorme, economico e morale, affinché confermo l'aiuto e il dovere morale per aiutarle innanzitutto ad accertare eventuali cause e a mettere in campo tutte quelle iniziative che possano prevedere quanto più possibile un problema del genere, perché si lavora sempre nell'ottica di poter migliorare in futuro e soprattutto di poter intervenire ove possibile. E poi per non farle sentire sole, per accompagnarle in tutte le azioni necessarie che possano comunque dare un sollievo alle stesse, dato l'enorme danno che hanno avuto. Okay.